santuario di San Michele Arcangelo di Monte Sant'Angelo tra le 10 sacre grotte più belle al mondo, scelte dalla rivista americana National Geographic. Questo è il titolo della conferenza che l'amministrazione comunale di Monte Sant'Angelo, di concerto con l'assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia e con l'Agenzia Regionale Puglia Promozione, ha promosso nell'ambito della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Alla conferenza, tenutasi giovedì 13 febbraio 2014 presso lo stand della Regione Puglia, sono intervenuti Silvia Godelli, assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Giancarlo Piccirillo, direttore generale di Puglia Promozione, il sindaco di Monte Sant'Angelo Antonio Diasio e Antonio Mazzamurro, assessore al turismo della città di Monte Sant'Angelo. A Milano l'amministrazione comunale ha presentato, oltre al progetto Scopri MSA, Monte Sant'Angelo Sacra, 8 pagine che raccontano dei turismi della città dell'Arcangelo con un focus sul turismo religioso ed un particolare riferimento quindi al santuario di San Michele Arcangelo, patrimonio UNESCO, e all'abbazia di Santa Maria di Pulsano, prima classificata nel censimento FAI 2010, i luoghi del cuore. Ai microfoni della nostra Web TV, i protagonisti della conferenza. Abbiamo deciso di investire sulle meraviglie di Puglia. Monte Sant'Angelo è una delle meraviglie di Puglia, è uno dei luoghi dell'emozione, non soltanto della bellezza e non soltanto della spiritualità, ma è uno dei luoghi che è in grado di comunicare e di attrarre non soltanto pellegrini, ma i cercatori di luoghi e posti autentici. Su questo noi vogliamo decisamente investire e stiamo pianificando insieme al Comune, insieme al sistema territoriale, una serie di azioni di promozione internazionali del sito UNESCO. Una forte comunicazione sui siti UNESCO e quindi sul monte. Lo dico perché i siti UNESCO sono grandissimi attrattori riconosciuti a livello internazionale e poi Monte è un sito UNESCO un po' speciale perché non ha una unicità ma ha diverse specificità, dal quartiere Giummo alla vicinanza con la foresta, al mare vicino, alla collina, al borgo, alla realtà del Gargano nel suo assieme. Quindi Monte è una sorta di grande valorizzatore di un territorio molto più esteso che per l'appunto il promontorio del Gargano. Siamo qui all'Ambiente di Milano, abbiamo appena concluso una conferenza stampa insieme a Puglia Promozione e all'assessore Godelli della Regione Puglia per presentare questa novità che un mese fa ci è venuta da questa grande rivista, la National Geographic, famosa in tutto il mondo, tradotta in 31 lingue diverse, che ha voluto mettere la nostra grotta, la grotta di San Michele, fra le 10 grotte sacre più belle al mondo, l'unica in Italia, quindi per noi grande soddisfazione, grande gioia, grande orgoglio per custodire questa grotta, questo santuario. Santuario di San Michele. Questa è stata un'occasione di valorizzazione e di promozione che non abbiamo voluto perdere, questa dell'Abit. L'Abit di Milano è ancora una grande vetrina, quindi grande soddisfazione per Monte Sant'Angelo che rappresenta per la Regione Puglia un qualcosa di importante su cui scommettere e investire in promozione. Presentato Monte Sant'Angelo Sacra, dove appunto noi presentiamo la città di Monte Sant'Angelo, le sue bellezze, quindi il santuario, gli altri monumenti, l'abbazia di Pulsano, proprio perché abbiamo pensato che possa attirare parecchi appassionati sia dal punto di vista religioso, culturale e artistico. A breve partirà Scopri Monte Sant'Angelo, un altro progetto che insieme a Visit Monte Sant'Angelo qualche anno fa e la card dei musei va a completare un progetto che presenta Monte Sant'Angelo decisamente meglio. Monte Sant'Angelo ha la potenzialità di
essere variegata, quindi non solo turismo religioso, non solo turismo culturale, ma anche turismo ambientale.